Da dove spuntano tutte queste tradizioni e leggende sui saraceni, soprattutto in Piemonte? Si tratta di fatti realmente accaduti o di racconti privi di fondamento? Alcuni storcono il naso, altri pretendono di levarle agli onori provincial-regionali. Ma che cosa ne pensa il sottoscritto? Lo scopriremo fra un istante. Ciao, io sono Francesco e amo scoprire cosa si nasconde dietro i racconti popolari. Infatti sono un appassionato di miti e leggende e contemporaneamente li osservo con occhio critico. Parlare dei saraceni in Piemonte non è facile, spesso le fonti tradiscono strumentalizzazioni o visioni completamente arbitrarie, a partire dalla toponomastica che tradizione vuole accompagna il termine di saraceno per designare episodi completamente sconosciuti o travisati dalla fantasia. Ed è di questi racconti che voglio parlare, perché certi sentieri, bricchi, grotte, torri, danze contadine, forse anche una certa farina hanno stimolato la fantasia di poeti e scrittori che consegnarono al popolo tragedie di umili e santi. Nel video su Rosazza, ad esempio, ho citato la leggenda della Roggia dei Saraceni a Graglia, dimostrando che si trattava di un'invenzione del potente spiritista Giuseppe Maffei, ma questa volta partirò dal drammaturgo Angelo Brofferio, un autore davvero rinomato, e dal suo racconto ambientato in provincia di Asti intitolato Il Campo dei Saraceni, scritto nel 1847. Come mai ho deciso di parlarne? Perché sotto un certo punto di vista mi sembra il caso più eclatante di un poeta affezionato alle proprie radici che a partire da un semplice toponimo ricava un racconto di appendice, evidentemente col solo scopo di rendere conosciuto il paese di Castelnuovo Calcea. In questo video cercherò di dare la mia opinione. Gli eroi sono tutti giovani e belli, cantava Guccini, e quindi cosa c'è di meglio quando si crea una leggenda dal nulla se non di una storia d'amore infelice con un eroico condottiero, una bellissima fanciulla e non poteva mancare anche una strega che tiene i fili della storia? Allora, ci sono due fazioni avverse, una che faceva parte della Repubblica di Asti, l'altra che parteggiava per la dominazione imperiale, probabilmente siamo nel X secolo, capeggiata da tale Travasino, padre della bella Celestina, che era destinata a sposare il cugino Gilotto. Ma Celestina aveva un debole per Menico, nipote della strega Arciolla, la quale, decisa a favorire gli innamorati, li fa incontrare nel suo antro, dove questi si dichiarano amore eterno. Ma la sorte avversa fa sì che Menico, in una delle tante schermaglie tra le due fazioni, trafigga con la spada e uccida il fratello di Celestina e venga imprigionato. Nel frattempo vengono fatti i preparativi per le nozze di Celestina col cugino. E dopo che il povero Menico si assopisce dopo aver dato in smania il pensiero della sua innamorata, ecco apparire la strega che, allontanate con i suoi poteri le guardie, lo fa evadere dalla cella e gli comunica che la giovane ha barattato la sua salvezza con la decisione di sposare Gilotto. Menico non si dà per vinto, si reca a casa di Celestina e, trovandola in giardino, la convince a scappare insieme. I due amanti, inseguiti dagli scagnozzi di Travasino, si rifugiano in una grotta, ma vengono scoperti e la giovane, per non cadere in mano agli assalitori, scongiura Menico di pugnalarla e, vedendo che lui esita, si lancia nel torrente e scompare. Passano alcuni anni e arrivano in Piemonte i saraceni guidati dall'intrepido Caleb e mettono a ferro e fuoco il Monferrato. Arrivati in prossimità di Castelnuovo, i saraceni vedono il loro condottiero che, pallido ed esitante, ordina loro di fermarsi e piantare le tende. Il luogotenente di Caleb, vedendo gli uomini scalpitare per l'impazienza, gli chiede l'autorizzazione a saccheggiare il convento di Santa Caterina, ricco di oro, argento e belle fanciulle da vendere come schiave. Caleb dà il suo assenso al saccheggio e, mentre cammina solo con i suoi pensieri, ecco apparire una vecchia scheletrica che altro non era che la strega Arciolla, che, riconosciuto in lui Menico, lo accusa di essere un malfattore, un malvagio. A nulla valgono le sue recriminazioni, l'affermare di essere stato imprigionato e quasi ucciso. La strega lo esorta a pentirsi e scompare mentre le fiamme si alzano alte da dove si trova il convento. Arrivato al campo dove era in corso un alterco tra i saraceni che si contendevano il possesso della più bella delle vergini rinchiuse del convento, ecco apparire i castelnovesi prigionieri, tra cui il padre di Celestina, che lo supplica di liberare le spose di Cristo, tra le quali vi era sua figlia. A queste parole il nostro Menico, ora Caleb, si precipita nella tenda dove alcuni soldati si stavano contendendo la ragazza a suon di armi e a colpi di spada, e la trae in salvo. Ma non c'è pace per gli amanti, mentre Celestina inorridisce vedendolo in turbante e scimitarra, Menico le promette di tornare alla fede cristiana e, tendendole la mano per condurla con sé, inorridisce vedendo che la giovane sbianca e che da una ferita di pugnale al cuore scorre del sangue. In pochi istanti la malcapitata muore dichiarandogli il suo amore. Nel frattempo il paese è tutto un incendio, i saraceni vedono arrivare il loro condottiero coperto di sangue che, impugnata una fiaccola, si accinge a dar fuoco a una casa. Respingendo i suoi soldati, eccolo gettarsi nelle fiamme tra le rovine di quella casa che l'ha visto nascere e dove ora troverà la morte. Onestamente un racconto brutto e noioso, utile però a capire cosa abbia ispirato l'autore. Spieghiamo innanzitutto il termine saraceno. Questo nome serviva per indicare praticamente ogni popolazione musulmana che viveva sulle coste meridionali e le isole del Mediterraneo. La grave crisi politica che sconvolse l'impero carolingio tra il IX e il X secolo, dovuta principalmente a contrasti di successione, lasciò i confini molto indeboliti, dando libero accesso alle invasioni straniere.
Gli attacchi da mare dei Saraceni erano alla mordi e fuggi e spesso si spingevano fin nell'entroterra. Successivamente crearono diversi avamposti fortificati all'interno del territorio cristiano, uno fra tutti quello di Frassinetto in Provenza, che i Saraceni difesero dall'890 fino al 972-73. Per oltre 50 anni occuparono le vie delle Alpi e la loro presenza causò lo spopolamento di villaggi e campagne, nonché la distruzione dell'abbazia della Novalesa. Ed è qui che voglio soffermarmi, perché nel XII secolo un monaco dell'abbazia scrisse la famosa Cronaca di Novalesa. Questa pergamena ci racconta la storia dei monaci benedettini che, costretti alla fuga, si installarono nella chiesa di Sant'Andrea, l'odierna chiesa della Consolata. Zeppo di particolari aneddotici inventati e cronologicamente errato, l'invasione saracena infatti non poté avvenire nel 906 perché questi non valicarono le Alpi prima del 921, il cronico Nova Licenza influenzò pesantemente la storiografia delle invasioni saracene. Ispirandosi ad esso, infatti, innumerevoli autori scrissero racconti immaginari e false cronache, utilizzando notizie autentiche e non, portando infine alla creazione o al rafforzamento di tradizioni locali come quella raccontata, che ruota attorno ad un toponimo, il Campo dei Saraceni, e che probabilmente ebbe come spunto ipotetiche incursioni nell'Astigiano. Ipotetiche perché, in realtà, le aggressioni saracene nel Piemonte successive alla distruzione dell'abbazia di Novalesa sembrano essere più sporadiche di quanto si creda, e in alcuni casi si alternano e poi si confondono con quelle perpetrate dagli Ungari. Direi che per oggi possiamo fermarci qua, grazie per l'attenzione e al prossimo video.